Cultura, spettacoli, fiere e sport, Cortona svela in anteprima le sue carte, presentando il suo cartellone in continua evoluzione. Finalmente riesce a promuovere il calendario degli eventi già fin da febbraio, quindi da inizio anno, e credo che siamo effettivamente il primo comune di tutta la Toscana ad avere il calendario già pronto ad inizio anno. Questo per permettere ai tour operator e a tutti i turisti di poter prenotare nella nostra città. Ovviamente la mostra di Signorelli la farà da padrone, ci saranno tutta una serie di eventi collaterali, ma dal 23 giugno fino all'8 ottobre avremo in città oltre 25 opere provenienti da tutto il mondo, che appunto arricchiranno la nostra città, ma che creeranno una sorta di museo diffuso nel centro storico. Se l'appuntamento dedicato al Signorelli resta la punta di diamante, torneranno in città anche alcuni appuntamenti storici e immancabili, come la giostra dell'Archidado, il festival di fotografia Cortona on the Move, il festival della musica sacra o la Cortona antiquaria, e si affermeranno anche festival appena affacciatisi in città, come il Nume, il Kilowatt o Cautamente, dedicato alla scienza. Tra le novità in arrivo nel 2023, Cortona Comics. A dare il via alle iniziative, però, ci penserà un appuntamento ormai entrato di diritto tra i classici cortonesi, ovvero Chianina e Sirà. Sì, si riparte con il botto, possiamo dire così, con il marzo 2023, riproponendo Chianina e Sirà, che oramai è diventato per il nostro territorio un appuntamento fisso, con la valorizzazione di due importanti prodotti che ci caratterizzano, vale a dire la Chianina e la Sirà. E saranno tre giorni molto importanti che allieteranno ovviamente turisti e addetti ai lavori nel centro convegni di Sant'Agostino. Anche lo sport farà la sua parte per attrarre turismo e visitatori in città, con un carnet che si andrà sempre più irrobustendo. Il primo evento sulla mountain bike sarà la Bacialla Bike, ormai evento storico del nostro comune che ogni anno si rinnova e quest'anno partirà dal 9 fino ad arrivare al 12 marzo con grandi novità anche con i bambini e le scuole. Si susseguiranno tantissimi altri eventi, tra cui altri come i Colli Cortonesi, sempre sulla mountain bike, una gara che è partita l'anno scorso ma molto molto importante per la risonanza che ha avuto, che passerà per il centro storico di Cortona, ma poi la Cortonese, poi ci sarà Sport sotto le stelle il 16 giugno, raduni, Storic Rally, una serie di eventi di tutti i tipi, già ad oggi sono quelli già organizzati per la grande organizzazione, appunto sono quelli ciclistici, come anche il Trofeo Val di Pierle, che quest'anno vedrà la 22esima edizione, una delle poche gare provinciali di tipo agonistico a livello giovanile.